Ciao, buongiorno a tutti. Adesso si fa un gran parlare di, ovviamente, di temi inerenti all'ecologia, quindi alla difesa dell'ambiente, agli stravolgimenti del cambiamento climatico e a tutto quello che ci va intorno. Abbiamo visto tutti i disastri che stanno avvenendo sempre più frequentemente in tutto il mondo, anche qui in Italia. Basta pensare a quello che è successo a Catania solo pochi giorni fa. Però sembra che la sensibilità ambientale stia nascendo solo adesso, soltanto in questi ultimi anni, quando la gente, tutto sommato, un po' per paura, presta sempre più attenzione a queste tematiche. Io l'altro giorno stavo pensando a quando io facevo le elementari. Ho 68 anni, vado per i 69, e quindi facevo le elementari all'inizio degli anni 60, perché sono nato nel 1953. Le elementari le ho fatte quasi tutte, tranne la prima. Le elementari le ho fatte in un paesino a 40 km da Roma che si chiama Montopoli in Sabina, in provincia di Rieti. È un paesino abbastanza vicino a Roma, ma tutto sommato era di estrazione prettamente agricola quella volta. La gente viveva di agricoltura, essenzialmente di coltivazione dell'olivo e della vite prima del 56. Poi ci fu la grande nevicata del 56, ci furono varie gelate, ci fu una calamità naturale che distrusse gran parte del raccolto e tanta gente cominciò a vivere di pendolarismo. Andavano a Roma e tornavano tutte le sere con la corriera, in fin dei conti 40 km non era granché, e cominciarono ad andare a lavorare negli uffici, alle poste, alle ferrovie, all'Enel, tutta la parte amministrativa che c'era a Roma in quel periodo. I miei erano insegnanti e io ho avuto l'onore e il piacere di frequentare la scuola elementare dove insegnavano loro. Poi mio papà è diventato direttore didattico, però inizialmente ero un insegnante. Io non ho mai frequentato classi dove insegnavano i miei, però facevo parte dello stesso istituto. E mio padre, che era un po' il locomotore di quella scuola, era quello che trainava tutte le iniziative, lui ogni anno ci faceva recitare, ci scriveva le recite, scriveva i canti, le canzoni, ci organizzava tutte le classi per le recite di Natale, di Carnevale. Ogni festa c'era lui che si metteva in moto per fare queste cose. E mi ricordo che una delle cose a cui ci sensibilizzava, perché ci faceva cantare, era la festa degli alberi. Mi ricordo ancora, credo il 21 novembre di ogni anno c'era la festa degli alberi, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che c'era già in quegli anni ed era sentita nelle scuole, perlomeno nella scuola che ho frequentato io, dove i miei insegnavano. Era un giorno in cui si usciva tutti quanti, si andava a fare delle lunghe passeggiate in collina dove le insegnanti, per quello che potevano e per quello che sapevano, ci spiegavano la differenza tra le varie specie, tra le caducifoglie e le sempreverdi, ci spiegavano appunto che cosa succede in autunno, perché certe piante perdevano le foglie e certe no, si vedevano gli insetti, gli animali che in quel periodo abbondavano molto più di adesso, quindi anche quelli potenzialmente dannosi, quindi le processionarie, le abbiamo portate a scuola, le abbiamo allevate. E c'erano due canti che mi sono tornati in mente, due canti un po' retorici perché probabilmente sono stati scritti nell'epoca del regime, perché si sente un po' il tono aulico del testo, è un po' retorico, però mi sono tornati in mente. Uno era questo: non distruggiamo gli alberi ridenti, son della terra il primo suo tesor, fa un baluardo agli impetuosi venti, delle valanghe restano il terror. La vostra chioma al cielo di splendore è una preghiera eterna al Creatore. La vostra chioma al cielo di splendore è una preghiera eterna al Creatore. O tenere amiche pianticelle, or va interrata una picciola man, crescete tutte rigogliose e belle sui monti ariosi come al verde pian. La vostra. E avanti così. Era un po' un canto, sembra più scritto per i giovani balilla di altri tempi, no? Dato il tono retorico, però
la sensibilità c'era e le tematiche erano quelle di cui adesso si usa e si abusa, perché tutto sommato ci è presa un po' la paura e quindi c'è questa sensibilità nuova. Un altro canto era più o meno nello stesso stile, era: tenere pianticelle, crescete rigogliose, con le foglie festose, sotto i raggi del sol, anche noi cresceremo nella luce di Dio, ornamento e desio del nostro patrio suol, del nostro patrio suol. Ecco, queste robe qui ci insegnava mio padre, insegnante elementare della scuola di Montopoli Sabina. Io adesso, ripensate, riascoltate adesso, mi fanno un po' sorridere, perché effettivamente io adesso non mi permetterei mai di far cantare ai bambini un canto con questo stile, soprattutto a livello testuale. Però la sensibilità c'era e noi ce l'abbiamo sempre avuta. Ce l'abbiamo sempre avuta, ci hanno fatto toccare con mano tutto quello che succedeva in campagna. Poi era appunto i figli, erano i bambini della mia età, erano figli di contadini che, causa forza maggiore, da poco avevano smesso di fare i contadini. Mio padre stesso da giovane era stato contadino e ne era veramente fiero. Lui ha scritto fiumi di racconti di quando, della sua infanzia contadina, di cui è stato sempre fiero e affascinato da quel mondo. Quindi ce l'ha. Quelli della mia generazione che hanno vissuto lo stesso percorso che ho vissuto io, questa sensibilità ce l'abbiamo sempre avuta. Anche se devo dire che effettivamente qualche volta eravamo crudeli come bambini. Io ricordo ancora quando si andava a rubare i nidi, le uova nei nidi degli uccellini sugli alberi, o quando si torturavano le lucertole, cosa che adesso non farei mai e poi mai al mondo, o di quando addirittura si legavano gli spaghi, si legava un filo attorno a una zampa delle cetonie, che sono dei coleotteri meravigliosi con dei riflessi verde metallizzato che probabilmente i bambini di adesso non hanno neanche mai visto. Noi quella volta là ne avevamo a disposizione talmente tante che ogni tanto le torturavamo, legavamo un filo su queste zampette blu scuro che avevano e le facevamo volare, cosa che adesso si fa come se fosse un drone, però purtroppo era un drone vivente, era un essere vivente. Quindi un po' c'era la crudeltà, ma probabilmente era dovuta al fatto anche che di questi insetti ne avevamo in abbondanza. Io mi ricordo da piccolo, dovunque andavi nei prati, era pieno di manti, di locuste, di coleotteri bellissimi, e non avevamo paura. I bambini di adesso hanno paura, perché tutto quello che è lontano da loro, che non conoscono, fa paura. Noi da ragazzini non avevamo queste fobie degli animali. Dove vai, padullo? Vieni da me, vieni da me, vieni su, uccellino, dai, vieni, 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 vieni su, vieni su. Oh, ecco, fatti vedere. Oh, che bello uccellino dolce, bello, bello, questo animaletto bello. Ciao, animaletto, cosa fai tu in giro? Cosa fai tu in giro, animaletto brutto? Eccoci qua. Boh, niente, volevo raccontarvi questa cosa della festa degli alberi, perché adesso non si fa altro che parlare di difesa dell'ambiente, ma probabilmente anche noi vecchietti qualche cosa da raccontare potremmo avercelo. Ciao, grazie a tutti.